Oggi splende un sole bellissimo, l'ideale per una gita di montagna. Azikou non vede l'ora di partire. Teo, Emma, Felicina, siete pronti? Avete le scarpe adatte alla borraccia con l'acqua? Ci sarà da camminare un bel po'? Tranquillo, Azikou, risponde Felicina con un sorriso. Siamo esperti, non è mica la nostra prima gita. Partiamo allora. Il sentiero è lungo, ma dalla cima del Monte Giulioso c'è davvero una vista meravigliosa. La fatica non ci spaventa, esclama Teo. Ma ecco che lui, dopo nemmeno un'ora di cammino, sembra un po' in difficoltà. Teo, tutto bene? Chiede Emma. Di solito sei sempre il primo della fila, mentre oggi, siamo noi che dobbiamo aspettarti. Ma cosa dici, Emma? Io sto benissimo, la rassicura Teo. Non mi sembra proprio, ribatte Felicina. Sembri stanco e affaticato, non ti ho mai visto così. Effettivamente mi sento un po' debole, ammette Teo, ma non capisco proprio come mai. A questo punto interviene Azikou. Teo, hai fatto colazione, vero? Ero in ritardo, non volevo farvi aspettare, risponde Teo. Non bisogna mai saltare la colazione, altrimenti non si ha l'energia giusta per affrontare la giornata, continua Azikou. E deve essere anche una bella colazione abbondante, aggiunge Felicina. Avete ragione, amici, è stata una sciocchezza saltare la colazione, dice Teo. Anzi, che ne dite di fare uno spuntino per ricaricare un po'? Inutile dire che dopo il pieno di energie, Teo è stato il primo a raggiungere la vetta. Ma voi, bambini, fate colazione? Cosa mangiate?